Un tempo, il primo, mezz'ora di nulla e 15 minuti, davvero da record, 5 reti e il derby, l'unico abruzzese della quattordicesima, prende la strada di Vasto. Finisce 2-3 la sfida del Savini e l'11 biancorosso, seppur ancora convalescente, può dirsi finalmente sulla via della guarigione. Moduli speculari per Cudini e Montani, con l'allenatore aragonese senza Napolano, D'Alessandro e Molinari, mentre il tecnico rosso-blu ritrova Minella dopo il turno di stop per squalifica. Sfida nella sfida tra i bomber, perché il sudamericano ha 8 centri, così come dalla parte opposta Leonetti, anche se a guidare il tridente è Scima. Primi minuti a forti tinte rosso-blu, la squadra di casa prova a fare la partita, ma almeno nei 20 iniziali nessuna emozione di rilievo. A metà tempo un traversone di Salvatore innesca Minella, che prova il gol da leggenda ma senza trovare lo specchio della porta. Il notaresco preme prevalentemente dalla parte destra. Al 25esimo Liguori libera in diagonale, fuori non di molto, di Candellori, ma come un fulmine a ciel sereno alla mezz'ora il gol della Vastese. Tiro sporco di Stivaletta è calamitato in area di rigore da Leonetti, che secondo l'assistente è in posizione irregolare quando gira sul pallo più lontano, la conclusione sporca del compagno di squadra. Ma quello del bomber aragonese è un colpo mortifero, perché al 32esimo Sciva mette al centro la sinistra, Giampaolo mette giù e scarica verso Monti la biglia dello 0-2, sorprendente, specie nei tempi, in 120 secondi. La Vastese mette la partita in discesa. Il notaresco però ha una pellaccia, gli bastano 4 minuti per rientrare nel match. Liguori pennella da destra, Moretti di testa, Selva respinge come può e a Minella. Capita il più facile dei tapin, nono gol anche per il bomber rosso-blu. Reazione furiosa della squadra di casa, che crea qualche occasione, solo potenziale per trovare subito il 2-2, ma è incredibile quello che accade nel finale di tempo. Al 45esimo il notaresco pareggia, conclusione di Candellori respinta da Selva, ma Minella è un falco e deposita in fondo al sacco il pallone del 2-2. Gioia che dura però nulla, perché la Vastese rimette il pallone al centro e Giampaolo trova il corridoio per Fiore. Lob al bacio, Monti battuto e nuovo vantaggio aragonese. La pressione di casa continua anche nella ripresa. Al 50esimo Dalmazzi mette al centro un pallone sul quale Del Duca rischia di mettere in ambascio il proprio portiere, e sul corner susseguente lo stesso Dalmazzi di testa impegna Selva in una gran parata. Risposta ospite al 60esimo con la staffilata di Stivaletta, che Monti disinnesca. La spinta di casa cala un po' la distanza. Al 67esimo Leonetti è lanciato in campo aperto, ma il recupero alla disperata di Mozzoni ha del clamoroso. Minella prova a portarsi a casa il pallone della partita con la punizione defilata, che Selva ribatte con efficacia. L'11 di Montani però a 20 dal termine avrebbe ancora la biglia per chiudere il match, ma Dalmazzi ostacola Giampaolo quel tanto che basta per fargli perdere l'abbrivio giusto per la battuta. Proteste veementi al minuto 82 in casa notaresco. Bontari mette al centro un pallone insidioso che Selva smanaccia su Dalmazzi, contrastato così in area di rigore. Altre proteste un minuto dopo per Cravotta di Città di Castello, Salvatore in offside quando stacca di testa servendo la battuta di Minella. Cudini, dopo Marcelli, inserisce anche Petrarulo per Liguori e il finale diventa un assalto. Proprio Petrarulo ci prova dalla distanza al 90esimo, senza impensierire troppo Selva. Finisce 2-3 e i punti li prende la Vastese, gli applausi il notaresco. Squadra giovane, fresca, con un gioco moderno e all'avanguardia. Magari per il primo posto non ci saranno più possibilità, ma il futuro è tutto della banda Cudini. Dall'altra parte la gestione montana è un piccolo capolavoro, solidità e concretezza sono le armi, come afferma anche il DG Masciangelo, per l'unico vero obiettivo della stagione, la salvezza. Non parlerei di classifica, non parlerei di questo, parlerei soltanto di un lavoro iniziato quando è arrivato Fabio Montani, un lavoro quotidiano. Questi sono i frutti del lavoro, perché ci crediamo e giorno dopo giorno cerchiamo di migliorarci. Le difficoltà c'erano all'inizio, c'è stato un esonero di un allenatore, è andato via anche il direttore sportivo, quindi vuol dire che quei problemi c'erano. La squadra è rimasta la stessa, avevamo anche delle squalifiche. Questa squadra, ripeto, il gruppo insieme all'allenatore, insieme alla società, tutti insieme ci siamo compattati, perché Vasto è una grande città, una grande piazza. Non abbiamo pianto addosso e abbiamo pensato giorno dopo giorno a lavorare, e dobbiamo raccogliere solo i frutti. La strada è lunga, un lungo cammino, non ci fa paura niente, ma ripeto, non ci poniamo obiettivi, che l'unico obiettivo è quello della salvezza. Cori per Leonetti da parte dei tifosi della Vastese, che chiedono al bomber di restare, ma resta. Ma Leonetti è un giocatore della Vastese, io col ragazzo ho avuto anche un confronto. È chiaro che le richieste ci sono, perché è un giocatore valido, sicuramente di categoria superiore, e penso che anche per il bene del ragazzo andare in una categoria, la stessa categoria, non ha una svolta nella sua carriera. Quindi Leonetto è un giocatore della Vastese, chiaramente noi ascoltiamo tutti per professionalità. Oggi ha dimostrato in campo quanto tiene a Vasto e quanto tiene alla maglia. Da qua in avanti, tra poco si apre il mercato, vedremo a dicembre-gennaio una Vastese molto diversa da quella che è scesa in campo oggi o dall'organico che ha oggi?
Ma innanzitutto, visto che mi hai fatto questa domanda, abbiamo già avuto dei colloqui in settimana, la società darà risposta anche per quanto riguarda la figura del direttore sportivo, se completarlo o no, perché in questo mese, andando via Ruffini, sono stato io vicino alla squadra, all'allenatore, e abbiamo avuto già dei colloqui con alcuni direttori e in settimana, martedì, mercoledì, la società deciderà se affidare il compito a un nuovo direttore sportivo e quindi si occuperà del mercato. Mister Cudini, complimenti perché anche nella sconfitta è stata una ottima prestazione della sua squadra. Probabilmente il punto di svolta è stato quel 2-3 subito dopo la rimonta? Beh, è stato sicuramente sì, un episodio che ha spartito un po' le acque, tra virgolette. Sinceramente il 2-0 pronti via non ci aspettavamo e sicuramente non era neanche meritato per quello che avevamo fatto noi e quello che aveva fatto la Vastese. Siamo stati bravi poi a rimettere 2-2 al 45esimo e in quella frangente sinceramente non, una squadra come la nostra soprattutto non può prendere un gol. Quello ha fatto sì che poi in secondo tempo sia venuta fuori tutt'altra partita dove la Vastese ha cercato di portare a casa il massimo risultato. Noi abbiamo fatto o cercato di fare di tutto per poterla pareggiare o addirittura vincerla, perché il nostro obiettivo è sempre quello di fare il massimo ogni partita, quindi abbiamo trovato di fronte una squadra che si è saputa difendere, che ha ottime qualità davanti e in qualche ripartenza potevano sinceramente farci male, però siamo stati anche abbastanza bravi in quello nonostante eravamo riversati in avanti e poter pareggiare. Cosa porta a casa un allenatore dopo un risultato chiaramente negativo? Ma sicuramente non punti, però quello che ho detto ai ragazzi, portiamo a casa convinzione, ancora una volta, convinzione, voglia di saper lottare anche, di saper reagire in certe situazioni, portiamo a casa anche l'esperienza di non dover commettere sicuramente errori in certe situazioni di partita che non possiamo commetterci, e soprattutto con certi tipi di giocatori, questo sicuramente sì.